Un saluto da Massimo Provenza per Alcamondo Blog, qui al Bottino Comunale. Situazione sempre più problematica e confusa, dobbiamo dirlo, perché al momento non si conosce l'evoluzione, insomma, per quanto riguarda i turni dell'acqua. Dall'ufficio del Bottino stesso al momento non sono in grado di fornirci maggiori dettagli. Si sa soltanto, come già comunicato, avete visto quanto ho riportato sulla pagina Facebook di Alcamondo Blog questa mattina, secondo quanto appunto il comune di Alcamo ci riferisce, c'è una situazione grave che si è venuta a determinare. Si è abbassato, così ci dicono al comune, il livello dell'acqua qui al Bottino e quindi il servizio autobotte non è al momento disponibile. Questa è una notizia grave certamente per quanti hanno bisogno del servizio sostitutivo per mezzo di autobotte. Attendiamo ulteriori disposizioni da parte del comune di Alcamo per capire meglio come la popolazione, come la cittadinanza dovrà comportarsi in queste ore. E quindi, ripeto, al momento non si hanno comunicazioni per quanto riguarda la turnazione dell'erogazione idrica, quindi per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua in città. Al Bottino nel frattempo sono in corso da parte degli impiegati del comune verifiche inerenti appunto alle condizioni dell'acqua che tuttora è possibile venire a prendere, quindi i cittadini possono rifornirsi qui alle fontanelle che sono tuttora funzionanti. Lo vediamo chiaramente, quindi l'acqua fuoriesce regolarmente, però c'è una situazione da monitorare anche alla luce delle recenti notizie che sono pervenute in riferimento all'acqua sporca, inquinata, che insomma Siciliacque ci ha in maniera molto netta comunicato. Questo per quanto riguarda Siciliacque. Anche qui al Bottino sono in corso appunto delle analisi delle acque e si aspettano dunque novità dal comune per conoscere non soltanto i turni ma anche questa grave situazione dello stop al servizio autobotti, stop al servizio che rappresenta fonte di ulteriore grave disagio per la popolazione, quindi per l'utenza tutta. Ecco, vediamo come al solito sempre tutti questi rifiuti, un'area che dovrebbe essere preservata anche dal punto di vista igienico e del decoro. L'odierna situazione qui ad Alcamo è resa ancora più problematica dal fatto che c'è anche un problema inerente al servizio di raccolta dei rifiuti. Come già avete avuto modo di apprendere, è in corso uno sciopero nazionale degli operatori dei servizi ambientali. Alle mie spalle vedete il municipio, il palazzo di città di Alcamo, dove già qualche giorno fa alcuni cittadini hanno manifestato disagi proprio per questa perdurante crisi idrica. Una crisi idrica che potrebbe sembrare paradossale se si considerano le abbondanti piogge di questi giorni. Oggi piove insomma in maniera insistente qui ad Alcamo, a parte qualche breve tregua. Comunque è una giornata uggiosa e ricordiamo che il comune continua a riferirci che si attendono pezzi di ricambio che devono provenire dalla Danimarca, pezzi di ricambio di pompe di sollevamento che si sono guastate all'impianto delle sorgenti di Cannizzaro.